Due asili nido abusivi con bambini di età inferiore ai 36 mesi, gestiti senza le necessarie autorizzazioni, sono stati sequestrati e chiusi dagli agenti della Polizia Municipale che nella mattinata di ieri e di oggi sono intervenuti all'interno di due strutture, sedi di associazioni culturali cinesi. I due asili abusivi si trovano rispettivamente uno in via Traversa Pistoiese e l'altro in via dei Gobbi. L'intervento della Municipale è avvenuto insieme al personale degli uffici educativi della pubblica istruzione del comune di Prato. Gli agenti di Piazza Mascelli hanno accertato in entrambi i casi l'esistenza di strutture educative stabili con la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese, in condizioni di irregolarità. In entrambi i casi sono state contestate diverse violazioni che vanno dalla mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie per la preparazione dei cibi alla diversa destinazione d'uso dei locali delle strutture. In un caso i bambini venivano fatti dormire in una stanza senza finestre destinata ad archivio, mentre in un altro caso i bambini venivano fatti giocare in un locale destinato a magazzino. Le associazioni ospitavano bambini al di sotto dei 36 mesi in un'area adibita a nido e quindi sequestrata, oltre ai bambini sopra i 36 mesi in un'area che non è stata invece sequestrata, essendo in regola con i permessi. Al termine delle operazioni, il personale di Piazza Mascelli ha elevato una serie di sanzioni per un importo di circa 10.000 euro. Al controllo in via dei Gobbi ha preso parte anche i vigili del fuoco e la ASL, che hanno contestato alla titolare altre violazioni di carattere penale riguardanti la sicurezza degli ambienti. Sulla vicenda interviene la titolare dell'Istituto Internazionale Educazione e Mediazione Culturale di Via dei Gobbi, Liu Shan. Voglio precisare che non siamo un asilo, dice, siamo invece una scuola privata con tutte le autorizzazioni necessarie per agire come tale. Il nostro istituto, fondato quasi 14 anni fa, è abilitato a rilasciare certificazioni linguistiche riconosciute dall'Unione Europea. La Polizia Municipale ha contestato situazioni che provvederemo a sanare quanto prima.